Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Come potete vedere, raga, dall'allestimento si torna sull'Ercio News, quindi il nostro appuntamento settimanale con le news provenienti dal mondo dei videogiochi e non solo. Oggi solo nell'ambito videogiochi perché ci sono una marea di notizie, friends, quindi non mi voglio dilungare. Poi a fine video, come sempre, daremo la notizia lercia della settimana, che sarebbe la notizia del accadimento più divertente e più incredibile accaduto in questa settimana. Quindi, raga, un appuntamento che vi sta piacendo e spero di poterlo portare ancora per tanto. Partiamo subito, c'è tanta ciccia oggi. Allora, friends, PlayStation 5 confermato l'arrivo di 3 milioni di console per la primavera. Entro il 31 marzo, raga. Il discorso qual è? 3 milioni di console non sono poche, ma non sono neanche tante, contando che a livello mondiale stiamo parlando, non solo per l'Europa. Quindi, chi si vuole prendere la PlayStation 5, si metta veramente d'impegno, perché sapete che fra un mesetto e qualcosa torneranno disponibili e andranno a ruba. Perché questo bordello, raga? Anche perché Sony ha ufficializzato i 4 milioni e mezzo di console vendute al lancio, che praticamente erano più di quello che successe con PlayStation 4. La situazione, raga, che con la pandemia siamo tutti a casa e quindi è aumentato di parecchio l'acquisto di cose per l'intrattenimento, quindi come console, computer, tablet. Perciò non si sta dietro a tutti gli ordini. Mettiamoci anche i ritardi di componenti esterne, quindi processori, le varie componenti che ha la console al suo interno, che anche le ditte che producono questi componenti stanno avendo dei ritardi, raga, ecco spiegato perché c'è questa penuria di console in questo momento. Poi chiaramente Sony, come Microsoft, ha spiegato che per fine primavera, inizio estate, tornerà su larga scala la produzione e la distribuzione di console, quindi le troveremo nei negozi, sugli store digitali e cacchi vari, sui siti vari. Quindi chiaramente, raga, tanta roba, anche di giochi parlo, anche produzione di giochi in larga scala. Quindi, raga, arrivano queste benedette PlayStation 5, preparatevi perché andranno a ruba. Confermato l'acquisto di EA Sport del team Codemaster. Quindi EA compra Codemaster. Codemaster ha accettato l'offerta, l'ho visto praticamente ieri o l'altro ieri, è arrivata l'ufficialità. Raga, chi mi ha seguito in settimana ha visto che le notizie non sono proprio rincuoranti. Adesso ho letto e pare che i giochi tipo Formula 1 probabilmente si potrà salvare l'annualità. Perché chi mi ha seguito ha visto che praticamente si è detto che EA Sport voleva fare di tutti i brand che ha tra lei e Codemaster, quindi si parla di Dirt, WRC che arriverà dal 2023, F1, Need for Speed, Burnout, fare un mischiume e quindi proporre tre titoli, quattro titoli a rotazione ogni anno, quindi mettendo a giro tutto, anche Formula 1. Sarebbe una follia perché, raga, sappiamo che uno sport come la Formula 1, che ogni stagione cambia radicalmente vetture, piloti, non sarebbe bella questa cosa, secondo me. Quindi pare che almeno su Formula 1 si sia deciso di continuare così. Poi chiaramente, raga, seguitemi perché avremo altre notizie, soprattutto dalle mie fonti specifiche. Vi dirò cosa succederà. Quindi, è ufficiale però. EA Sport ha acquistato Codemasters. Quindi, se c'erano dei dubbi, ora non ci sono più. Perciò, ragà, incrociamo le dita e speriamo che non ci privano del gioco preferito di tutti. Cyberpunk si aggiorna, ragà. Ci sta una settimana che non si aggiorna Cyberpunk? Io non lo so. Secondo me aggiornano pure i cessi dei bagni, aggiornano i night, le prostitute per strada. Boh. Meno male che questo aggiornamento in questo momento ancora è obbligatorio su PlayStation 4, mi sono veramente sono arrivato ai limiti della mia console. Quindi è un aggiornamento su PC, va a risolvere come sempre bug, problemi, missioni che non si caricano, sempre le solite cazzate. Aspettiamo che arrivi questo benedetto aggiornamento di febbraio su console old gen, sperando che migliori ulteriormente il titolo. Speriamo, raga, che si migliori sto titolo. Google Stadia, raga, Google Stadia, che sapete che è questa piattaforma di gaming di Google per giocare direttamente su internet, quindi senza acquistare console. Un'idea ottima che secondo me è stata proposta nel momento sbagliato. Google Stadia comunque ha chiuso i suoi team interni per le esclusive, non ci saranno più esclusive, quindi farà girare solo giochi di terze parti. Dove sta il problema, raga? Che in un anno dove è stata presentata la PlayStation 5, l'Xbox Series X, tutte le nuove periferiche per i PC,
E soprattutto contando che il servizio Xbox Game Pass sta andando alle stelle, come è successo. Anche quello PlayStation sta recuperando parecchi punti. Secondo me un'idea come quella di Stadia sarebbe dovuta uscire 2 anni fa. Avrebbe preso le console attuali in una situazione ancora di fase in discesa, diciamo, PlayStation 4 e Xbox One. Quindi sarebbe stato più funzionale. Adesso con le nuove console, le nuove schede per i PC, ha avuto meno successo del previsto. Tanti mi scrivete che ci giocate, quindi non è un'idea, raga, da escludere a priori. Però, secondo me, è stata un'idea che per le tempistiche in cui è stata presentata si è tagliata le gambe da sole. Però, niente più esclusive, gireranno su Stadia solo i giochi esterni. Quindi, raga, partiamo da questo presupposto. Tante, tante promozioni, friends, sul PlayStation Store. Ho visto veramente una marea di sconti, giochi da prezzi veramente bassissimi. Allora, io questa settimana ho acquistato Crash Nitro Racing Full Head, là c'ha 20 nomi sto gioco, a 16€, e già l'ho portato sul canale. Mi sono preso proprio oggi, e settimana prossima lo porteremo sia su YouTube che su Twitch, Resident Evil 7 a 9€, ragazzi. Cioè Resident Evil 2 mi sembra a 14, Resident Evil 3, che sono gli ultimi usciti, sono dei remake, sempre 15-16, non mi ricordo più o meno. Doom Eternal scontatissimo, Watch Dog e Assassin's Creed Valhalla scontatissimi. Quindi ragazzi, andate a vedere sullo store PlayStation, davvero tanti tanti sconti e tanti giochi che vi possono interessare a prezzi stracciati. Capitolo GameStop, raga, ha creato scalpore la vicenda delle azioni di GameStop. Perché praticamente che è successo? GameStop sappiamo che è una catena di videogiochi presente anche in Italia. E io alla fin fine, raga, lo stimo come idea, la proposizione di un negozio tipo GameStop. Perché, raga, non c'era mai stato un negozio, una catena di negozi specifici per questo settore. Dispiace, chiaramente GameStop ha tante limitazioni, alcuni prezzi un po' troppo alti. Alle volte ripassa l'usato in maniera veramente troppo, troppo, troppo ribassata. Quindi, raga, c'ha dei difetti. Però pensiamo che se scompare GameStop, scompaiono anche dei rivenditori specifici. Io alla fin fine ci compro ogni tanto su GameStop, raga, soprattutto online vedo che ci sono delle belle offerte di tanto in tanto. Quindi mi piacerebbe che continuasse a esistere questa catena. Che è successo praticamente? Le azioni di GameStop, che erano continuamente in discesa verso il basso, hanno avuto un boom pazzesco e sono passate, mi sembra, da 50€ a 500€. Perché un gruppo di investitori privati, di fan praticamente, si è messo d'accordo tramite social e hanno iniziato ad acquistare questa azione in maniera pazzesca, ma tantissimi ne sono stati. E quindi le azioni sono schizzate alle stelle. Ora, cosa è successo, raga? Non basta fare un discorso del genere, quindi ci mettiamo d'accordo, 500.000 persone, compriamo le azioni per un mese, vanno alle stelle. Poi bisogna comunque sostenere un titolo. Quindi titoli che crescono, come quello della Ferrari, che continua a crescere di continuo, come la Juve, sti titoli qua più importanti, raga, per farvi degli esempi pratici. Crescono perché la gente continua a investire, perché vedono i risultati, vedono la serietà del progetto. Le azioni di GameStop sono prima schizzate alle stelle, adesso stanno riscendendo in maniera pazzesca. Dove sta la fregatura? Che chi le ha prese, ha assistito al boom e le ha rivendute subito, ha guadagnato tantissimo, raga. Magari l'hanno presa tutti quanti a 50€, hanno aspettato che arrivasse subito a 500, l'hanno rivendute e hanno guadagnato. Molti invece purtroppo le hanno tenute finora e stanno riscendendo in maniera drastica. Quindi dispiace, io spero che si salverà questa catena, perché comunque è un qualcosa che riguarda il mondo che amiamo. Quindi speriamo che si possa salvare. Raga, Nintendo Switch da record, 80 milioni di console vendute nel mondo. Potrebbe essere a breve la console più venduta della storia. E contando che siamo a metà del suo ciclo vitale, è molto probabile la cosa. Però raga, come ripeto sempre, Nintendo Switch ha usufruito parecchio anche del fatto che non esistono più console portatili, con PlayStation che ha bidonato completamente la PS Vita, che non aveva avuto tutto quel successo, Nintendo che non produce più il Nintendo DS, 3DS e cacchi vari. Quindi raga, ho usufruito anche di tutta quella fetta di mercato che è rimasta orfana di altre console portatili. È buono, io voglio bene a Nintendo, perché ho iniziato con Nintendo a giocare negli anni 90 e quindi sono molto affezionato. Io fino al Nintendo 64 ho avuto tutte le console.
Però ragazzi, c'è anche da dire che per gente come me che adesso è più adulta e gioca a videogiochi più seri, una Nintendo Switch veramente ha poca appetibilità, perché cioè, vedete, i giochi di auto su Nintendo Switch, praticamente a parte WRC e MotoGP che girano anche in maniera molto depotenziata, non ci sono. Tante esclusive, tanti titoli pure d'avventura, di azione, sparatutto, non ci sono. Quindi raga, per me l'appeal non c'è. Se trovassi una Switch a un prezzo buono usato me la prenderei pure, ma più che altro per giocare ai vari Mario Kart, a titoli del genere. Però raga, io sono uno di quelli che dice che una console come la Switch, che a livello prestazionale, raga, stiamo parlando di una console quasi come una PlayStation 3, quindi ormai con un hardware vecchio di 15 anni, e anche a livello pure prettamente di giochi, raga, a parte le esclusive Nintendo, ha poco e niente di appeal per chi gioca come me. Comunque mi fa piacere, spero che continui ad andare bene così, perché comunque io sono, nel mio piccolo, un fan Nintendo da quando ero un bambino. Eccoci qua, raga, notizia lercia della settimana, friends. Chi mi segue, chi vede le breaking news che io praticamente pubblico durante la settimana, saprà che Unieuro, sì, proprio Unieuro, i miei amici burloni di Unieuro, hanno venduto a fine gennaio per 3-4 notti delle PlayStation 5, raga, la notte, dalle 3 del mattino alle 6. Praticamente la notizia è stata confermata. Chi è nottambulo, chi ha problemi di sonno, e non è il mio caso, si è potuto accaparrare delle PlayStation 5 di notte. Poi ditemi un po' adesso che cacchio di pensieri malefici possono avere i vertici Unieuro per scegliere una cosa del genere, raga. Hanno fatto questo escavotage e adesso stanno lanciando un'altra iniziativa che vediamo subito nel servizio. Comprate la PlayStation 5 sul sito di Unieuro. Offerta valida dalle 3 alle 6 del mattino. Riceverete in omaggio questi seguenti premi: un materasso, le doghe in legno, 4 coprimaterassi, 3 litri di vino, 2 di olio, 4 di benzina. E super omaggio finale: funghetti allucinogeni per rimanere svegli la notte e comprare la console. Tutto da Unieuro. E vabbè raga, era questa la notizia lercia della settimana. Spero che le news di questa domenica vi siano piaciute. Vi do appuntamento, dopo arriva la gara cruciale raga, in Assetto Corsa Competizione, con la nostra Mercedes 2019, no, la Evo che abbiamo provato ultimamente. Proveremo a vincere il secondo mondiale consecutivo dopo quello della Lamborghini a Barcellona. Ci basta arrivare davanti la Mercedes Black Falcon e vinceremo il mondiale. Quindi seguitemi perché sarà una bella battaglia. Ci vediamo dopo. Voglio, grazie della visione. Ciao.